Pare che voglia che stia qui. Ma poi tu sei bravissimo. Dal presidente. Vuole star lì? Io in mezzo alla nostra ospite. Io avrei bisogno di traditare. Nicola, ci sei? Vuoi venire un pochino più vicino? Sì. Ci stai? Nicola, ci sei? Sì, va bene. No, questo no, questo ci pensi tu. Sì. Ben arrivata l'ultima signora, le fotocopie ce ne sono alcune in fondo agli ultimi due signori. Ci sono un paio di fotocopie nelle ultime sedie e direi che possiamo partire con lo streaming e cominciare il nostro incontro. Allora, c'è un parterre splendido ai miei lati. Per la presentazione in anteprima nazionale, vero, dov'è Gibertini? Eccolo qua. Io lo chiamerei docufilm, poi spiego anche, non è un filmato e non è nemmeno un documentario, no, è qualche cosa di... un video racconto. Sì, li chiamano docufilm adesso in qualche modo, adesso poi spiegheremo perché. Allora, intanto vi presento le persone che sono a questo tavolo. Alla mia destra, comincio dalla mia destra, il regista Maurizio Gibertini, la storica dell'arte Maria Fratelli, lo scultore Paolo Gallerani. Andrea, cosa sei? Storico dell'arte, uomo di cultura, di tutto. Andrea Kerbacher è una delle persone più prestigiose nella cultura milanese e lo storico Nicola Del Corno. Va bene come presentazione anche. Allora, This Arm, Disarm è un gioco di parole voluto che ha come obiettivo il titolo e poi anche il filmato quello di denunciare qualche cosa, di costruire qualcosa d'altro, e adesso vediamo che cosa. Denunciare che cosa? Uno direbbe in primo luogo la guerra, la necessità del disarmo. No, signori, non è questo. In primo luogo il docufilm, l'opera di Maurizio Gibertini, denuncia il fatto che la cultura è in qualche modo dimenticata, che non ha più il ruolo di primo piano che dovrebbe avere e che in virtù di un'assenza di cultura c'è guerra, c'è distruzione, c'è morte, non c'è né speranza né prospettive. Il modo con il quale Maurizio Gibertini costruisce il suo racconto si interseca con l'opera di Paolo Gallerani. Ma non è una presentazione di Paolo dell'opera di Gallerani, anche se l'ha capita benissimo, se ne ha compreso le ragioni, ne ha compreso le prospettive. No, è una sorta di controcanto, ognuno nel suo campo. Paolo Gallerani scolpisce, costruisce, mette la natura, testi, fotografie, di tutto, sopra strumenti di morte, sopra cannoni e altro, e Gibertini guarda, ascolta, interpreta e poi alla fine dice resistenza, riesistenza. L'opera d'arte è necessaria alla specie umana, è necessaria soprattutto in questo momento della storia, perché se noi non resistiamo alle storture del potere, alla prevaricazione di poteri ignoranti, siamo condannati a finire in tempi molto brevi. E il racconto di Gibertini è un racconto apparentemente semplice, ma la semplicità della sapienza riesce a mettere insieme le voci di Maria Fratelli e Andrea Kerbacher, fra le altre, poi di altri ancora, le unisce alla visione delle opere di Paolo Gallerani e alla messa in opera della mostra, cioè il fare, il parlare, il fare vanno assieme. Il fare dell'artigiano, dell'operaio che trasporta il tronco, l'opera d'arte di Gallerani,
e il fare dell'artista, che sono due cose in qualche modo anche complementari, necessarie l'una all'altra. E poi unisce a questi, alternandoli, brevi spezzoni di filmati di guerra. E allora lì tu hai un attimo di soprassalto, la narrazione parre interrompersi, però poi tu vedi che è continua, che è armoniosa, che è omogenea. E in questa narrazione compatta noi la vedremo dopo che avremo ascoltato alcuni dei nostri ospiti. Io darei per primo la parola ad Andrea Kerbacher. Grazie di questo invito. Io mi limito a raccontare un po' la genesi della mostra, quindi della conoscenza con Gallerani, che colpevolmente non conoscevo prima della scorsa estate, e di quello che io ho capito di Gallerani, che non è probabilmente che una piccola parte di un lavoro così complesso. E usando anche delle espressioni che volgarizzano un po' l'opera di Gallerani, con suo grande dispiacere, soprattutto quando uso la parola pizzino, sulla quale abbiamo avuto dei simpaticissimi scambi di mail. Quindi mi ha detto: ma non potrebbe togliere la parola pizzino? No, ho risposto, no. Perché la crudeltà è la mia principale caratteristica. Sono così crudele che il comune l'anno scorso ha deciso di punirmi, siccome io vivevo beato in questo posto dove sto, che si chiama Casa dei Libri, dove faccio gli affari miei, scrivo, mi diverto, organizzo cose. Il comune ha detto: no, ma non va bene che uno viva così felice a Milano, ci vuole qualcosa di penitenziale. E hanno pensato, su suggerimento di una banda di cui la dottoressa Fratelli è qui autorevole rappresentante, di affidarmi la Casa della Memoria. Ora, la Casa della Memoria è un consesso di gente litigiosissima, cioè sono 5 associazioni che dovrebbero andare d'amore d'accordo, perché sono l'AMPI, l'ANED, le vittime di Piazza Fontana, quelle del terrorismo, e ce n'è una quinta, come i sette nani, ce n'è uno che non si ricorda mai, comunque c'è una quinta associazione. Dovrebbero essere l'ISMI, ecco, sì, infatti, che è l'Istituto Parri, quello che si occupa della documentazione e resistenza. Uno dice: vabbè, ti siedi lì e fai così, coordini le cose, fai il vigile. No. Questi qua litigano come se fosse il 26 aprile, come se di fronte avessero il peggiore dei fascisti, per cui ognuna di queste riunioni è di solito un campo di battaglia, alla fine della quale il povero presidente esce lacerato, esausto e a pezzi. In tutto questo, la Casa Memoria, che al di là delle battute è un posto molto bello, molto serio, ed è molto importante che Milano abbia deciso di dedicare alla memoria un posto rilevante, e alla memoria non solo evidentemente cittadina, ma la memoria come fatto di testimonianza civile, si cerca anche di dedicare uno spazio comune che c'è giù, di condividerlo e di creare delle iniziative. Per chi non l'avesse mai vista, la Casa della Memoria sta all'isola, esattamente ai piedi del bosco verticale di Boeri. C'è un edificio tutto in mattoni con delle strane cose nere che si vedono e non si vedono, che sono delle fotografie relative alle associazioni e a quello che rappresentano. C'è una immagine famosa di Piazza Fontana devastata dalla banca, però bisogna mettersi un po' lontani per percepirla. Tutto questo cerchiamo di farlo con una serie di iniziative che appunto siano condivise e condivisibili in uno spazio relativamente piccolo e non facile. Attualmente c'è, e ve la raccomando se non l'aveste vista, una mostra di Bianca Orsi, magnifica artista, scultrice, morta l'anno scorso, se non ero 2 anni fa, insomma molto recentemente, ha più di 100 anni, che è davvero molto forte e molto rappresentativa. In questo ambito, con la dottoressa Fratelli, ci siamo domandati su che cosa fare che sfuggisse alla logica della bacchechina dove si fa vedere il fucile che sparò il 27 settembre del 44. Perché poi il rischio di parlare di memoria in questo modo, magari commuovendo qualche persona un po' in età, ma non riuscendo poi più a trasmettere le emozioni che a queste cose sono legate, è sempre abbastanza in atto. Maria Fratelli mi disse: avrei un artista strepitoso che vorrei
farti conoscere. E lo sventurato rispose, nel caso gli sventurati sono due, perché rispose Gallerani sì alla Fratelli, che gli disse vorrei fare una mostra. Gallerani mise le mani avanti, tra un anno e mezzo disse no, veramente eravamo ad agosto, la dovresti fare per dicembre. Gallerani disse no, non ci riesco, non coso, cercò un po' di resistenza, anche Gertrude l'aveva fatto in fondo, però alla fine rispose io dall'altra parte risposi benissimo fare questa mostra con lui. Quindi ci siamo trovati in un giorno di agosto caldissimo e Gallerani si aspettava, perché Maria Fratelli pomposamente aveva annunciato arriva il presidente a casa Memorio, cozzo, il presidente si aspettava che arrivasse uno tutto. È arrivato uno scamiciato sul motorino di sua moglie senza calze, perché eravamo appunto in agosto, poi era tipo un martedì 20 agosto. E lui mi ha guardato e mi ha detto, scusi se glielo dico, ma lei non ha tanto l'aspetto da presidente. Dico, no, effettivamente, probabilmente non lo sono neanche, è uno scherzo. E così ci siamo conosciuti, sono stato introdotto al laboratorio di Gallerani. Possiamo invitare tutta questa gente nel suo laboratorio? Certo. Sì, sì, sì. Perché è una grande esperienza di vita per chi non l'ha avuta. Perché è un posto dove si respira quello che Gallerani è e vuole dire. In ogni centimetro quadrato c'è qualche cosa di questa ricerca artistica inesausta. E il bello di questo artista è che tutto questo si tiene in un ganglo, che è poi quello che sono le sue opere. Cioè è una costante riflessione, soprattutto sui mali del mondo, perché Gallerani, come tutti i veri artisti, è affascinato dal male. E quindi gli piacciono le cose tremende, le cose che trasudano sangue e tragedia, non più. Quindi figuriamoci cosa non gli è piaciuto andare a fare una mostra alla Casa della Memoria, che era, come si suol dire, la morte sua. E quindi subito ha detto dovrei portare il missile. Il missile, io guardavo così dicendo, non mi sembrava un signore facesse apologia della guerra, quindi dico chissà che missile vuole portare. E l'ha effettivamente portato, perché... non voleva portarlo, ma è sempre stata la Fratelli. È tutta colpa tua. La colpa è. Abbiamo insistito io perché. In quel momento pensavo di mettere lì tre o quattro sculture, insomma, una cosa semplice. Dopo, poi la cosa è cresciuta fino al missile. Fino al missile, che arrivava da Verona, se non erro. Da, no? Ecco, da Vicenza. Cioè, voi pensate già questo, trasportare missili in giro per l'Italia con i tempi che corrono, poi con il rischio di essere scambiati per qualunque cosa. E che cosa fa? Che cosa sono tutti questi strumenti che Gallerani usa? Sono strumenti per la denuncia sociale. Una denuncia molto forte, una denuncia sostenuta da un fortissimo bagaglio culturale, di una cultura di altri tempi, di una cultura quando alla Casa della Cultura ci si azzuffava per la cultura. Io non so quando è l'ultima zuffa che c'è stata qua, ma credo 30 anni fa più o meno. Ecco, è quel tipo di cultura lì, una cultura che sa di Sartre, che sa di Vittorini, che sa di questi nomi sanguigni che uscivano da quelle guerre, che avevano combattuto quelle guerre, che le combattevano ancora in qualche modo. Quindi una cosa molto bella, una cosa molto, molto attuale, molto forte. Io non so se sono d'accordo con quello che dice Gallerani, anzi, vi dirò di più, spesso non sono d'accordo, anzi, su una cosa che lui ha scritto una volta, gli ho detto, ma Gallerani, se mi scrive questo, io ho qualche difficoltà, proprio come presidente di un'istituzione che comunque è del Comune di Milano. Ma non importa, non è quello, chi se ne frega di quello che c'è dentro. C'è dentro una ricerca inesausta sul male di vivere. E questa è una caratteristica che credo colpisce moltissimo. Ha colpito molto, per cui alla fine sono stato sventurato, ma sono stato fortunato a conoscerlo. Sono contento che sia qua, sono contento che questa sua ricerca abbia dato origine anche a un'altra opera, che è questo film, che non ho visto, ma che sono convinto conterrà tutte queste belle cose, e quindi evviva. Grazie Andrea. Ricordo che il titolo della mostra, che venne inaugurata il 1° dicembre dello scorso anno e chiusa il 6 gennaio di quest'anno,
era Le macchine armate, sculture e frammenti visivi. La mostra ha avuto grandissimo successo ed era una mostra commovente, curata appunto da Andrea Kerbacher e Maria Fratelli, a cui adesso passiamo la parola. Visto che proprio per questo suo ruolo di presidente di Casa della Memoria al dottor Kerbacher è stato ieri proposto, cioè lui è stato ieri proposto per il prossimo Nobel per la pace, niente proprio di meno che dal nostro assessore, capite che già chi è il buono e chi è il cattivo nella coppia, cioè io sono il demoniaco di questa relazione, che come tutte le relazioni che si basa sulle differenze, sulle dialettica, è proficua. Quindi è stato veramente bello costruire questa mostra insieme. Da dirigente responsabile di Casa della Memoria, non storico, ma storico dell'arte, è chiaro che non potevo che rispondere o mettere a disposizione al compito che l'amministrazione mi aveva affidato, quelle che erano le mie competenze. Le mie competenze partivano da alcune considerazioni oggettive. Casa della Memoria è un luogo straordinario, veramente bello per quello che contiene e, a mio giudizio, anche per come è stato costruito, con non pochi problemi che conosciamo poi in realtà tecnici, ma sicuramente sormontabile a fronte dell'impressione che questo luogo immediatamente dà. E l'impressione è quella di un grande laboratorio. Quindi Casa della Memoria non è un sacrario, non è un santuario, non è un luogo dove andare solo a commemorare, ma dove andare veramente a fare un'opera di ricordo, di conoscenza di quello che è stato. Conoscenza di quello che è stato per costruire il presente continuamente. Io forse se fossi stata coinvolta all'epoca mi sarei chiesta anche se Casa della Memoria o non Casa della Storia, perché poi c'è proprio una continuità e una continuità del tempo, per cui io ricordo perché ho bisogno di costruire il presente, di conoscerlo, di capirlo e di costruire il futuro. Quindi proprio questa compresenza di questi tre tempi lì dentro, a mio parere, per la modernità dell'edificio, per la grande quantità di documenti storici che racconta, si sente. La richiesta e il primo pensiero era quello di come presentare questo istituto, assolutamente non facile, ai cittadini. Non facile perché ci lavorano le associazioni di cui appunto vi ha detto Andrea, perché hanno una collezione di documenti preziosissima e di libri, ma perché a tutti gli effetti non possono costruire una relazione immediata con tutta la città. Eppure il luogo la prevede, ma la prevede fortemente. Tenete conto che si aprono le porte e non c'è nemmeno un gradino, quindi è una grande piazza coperta. La logica della piazza coperta chiede di entrare. Chiede di entrare, quando uno fa 2+2 c'è una piazza, c'è una piazza coperta, c'è la storia, c'è la memoria, c'è il monumento. Questa è la parola che appunto non è santuario, non è sacrario, ma è l'altra grossa parola. Quindi la prima preoccupazione era quella di aprire questo lungo mese di cantiere memoria alla città, questa piazza, facendo in modo che fosse animata da teatro, da cinema, da momenti di riflessione, da incontri, da dibattiti, ma che ci fosse qualcosa in grado di comunicare tutte queste cose che ci siamo dette e soprattutto di comunicare in un modo muto la storia, perché non poteva sempre esserci qualcuno a raccontare, non poteva sempre esserci. E l'arte ha questa grande capacità, quella di rendere tangibile, di rendere concetto, di rendere pensiero attraverso le forme quello che si incontra, e ha a mio parere una seconda capacità che mi induce a parlare di arte, a proporla e a metterla in tutte le salse, in tutti i luoghi in cui mi trovo. Ha la capacità di parlare a delle corde, a un qualche cosa che è dentro di noi di veramente profondo, di veramente forse anche irrazionale, permettetemi di dire, di parlare ai sentimenti, alla capacità di comunicare
il pensiero non scrivibile, non detto. Probabilmente un musicista direbbe la stessa cosa dei suoni, hanno la capacità di farci vedere qualcosa che non si può guardare. E quindi in questo gioco di rimando, per cui le parole anche loro hanno la capacità di mostrarci delle cose, di farcele addirittura sentire, credo che sia questa la bellezza e la danza delle muse che porta le opere a lavorare tra loro. Gallerani aveva un'altra peculiarità, per cui è stata la prima persona a cui ho pensato. Aveva appena esposto questa splendida opera, cioè il missile Nike da Mudima. Mi piaceva creare questa differenza, cioè come un'opera bella, importante, appena esposta da Mudima, quindi lo spazio milanese che consacra l'arte contemporanea, fosse inevitabilmente un oggetto completamente diverso, lui identico, nella piazza di Casa della Memoria. Perché a quel punto non era più un problema di arte, ma era un problema di incontro con quello che possiamo chiamare il monumento, la scultura pubblica. Mi piace tanto parlare di scultura pubblica perché attorno alla scultura pubblica, da sempre, da quando è esistita, dall'antichità ad oggi, si sono concentrati pensieri, idee, si sono materializzate dentro le opere, valori. È uno strumento di condivisione molto forte. Il fatto che a Milano non si faccia più scultura pubblica da molti anni fa pensare probabilmente che non ci sono più artisti bravi, fa pensare probabilmente che mancano le risorse, ma fa pensare, ahimè, anche che manchi l'esigenza di dare forma a un senso pregnante che ci porta tutti a insieme agire. Ricordo, da storico dell'arte, quando tutta la città ha voluto il monumento alle 5 giornate di Grandi, ma l'ha voluto talmente tanto da impedire che venisse costruito un altro monumento, perché quel monumento lì comunicava con grande forza. E quindi era un esperimento interessante, cioè prendere la stessa opera che il pubblico degli artisti e degli addetti dell'arte contemporanea ritiene un capolavoro, decontestualizzarla, portarla in un ambiente dove doveva fare un'altra cosa e insieme ad altre opere fare una cosa difficilissima, cioè alzare il volume dei nostri sentimenti che noi tentiamo tutte le sere di tacitare davanti al telegiornale mentre dobbiamo finire la minestra. Perché questo è il grosso sforzo, cioè poi c'è chi come me ha buttato la televisione fuori di casa perché non se ne poteva più, con qualche anche rammarico perché mi manca vedere il mondo. Però io sono convinta che il problema non sia vedere ma sia guardare. Allora la sfida era questa, le opere di Gallerani con la loro forza e con la loro intensità ci imponevano di guardare qualche cosa che oggi è più facile ignorare e, spero che qualcuno riconosca la citazione, torcere il viso dall'altra parte. No, erano lì, erano crudeli in qualche modo, ma, ed è qui la dialettica con Andrea, non sono drammatiche, non sono tragiche, perché come tutte le opere d'arte hanno ragione d'essere quando sono valoriali, quando sono, io non credo che esistano o che possano esistere quasi per principio opere negative, quando lo sono le abbiamo già riportate e rilette proprio in un'altra luce, le abbiamo traslate in un'altra luce. È chiaro che la colonna Traiana probabilmente per gli sconfitti non è stata il massimo della glorificazione, però oggi noi la guardiamo con altri occhi. Sì. Quindi c'è proprio il tema del linguaggio. Mi piace molto l'esperimento di Gibo perché fa su questa prima traslazione una seconda traslazione, perché ci mette la sua opera, quindi l'occhio del regista, e siamo già a un metalinguaggio e il discorso si alza e si sposta.
Allora, l'esperimento è stato questo: abbiamo preso le opere di Paolo e le abbiamo messe in Casa della Memoria sperando che comunicassero alcune cose con grande chiarezza. Uno, siamo in guerra, non noi, ma il nostro sistema, perché è molto fragile. È in guerra probabilmente con quella mancanza di valori, è in guerra con quella mancanza di voglia, di o anche incapacità di prendere posizione. È una guerra forse molto più interiore che fisica, però quando siamo di fronte ad alcune immagini, ad alcune cose, ci tocca alzare il volume. Qualcuno prima di me ha detto appunto che la bellezza salverà il mondo. Io non so se la bellezza salverà il mondo, perché sono convinta che la povera bellezza sia anche lei molto disarmata. Ma se alla bellezza aggiungiamo un po' di verità, se alla bellezza aggiungiamo un po' di giustizia, se alla bellezza aggiungiamo un po' di cose, effettivamente il mondo verrà cambiato. Dalla mostra di Paolo Gallerani in poi, io per esempio mi sono rifiutata scientemente di postare nefandezze sulla mia pagina Facebook. Ho detto da adesso in poi no, solo cose positive, perché dobbiamo sì abbassare il volume, ma non abbassare il volume delle cose brutte che succedono, abbassare il volume del rumore che si fa intorno alla presa di coscienza. Per cui questo rumore continuo che si fa intorno alla presa di coscienza ci impedisce davvero di fare storia. E la storia si fa se si conosce la memoria, se si conosce cosa è successo prima. Cioè, quindi, se si prende un problema, e come sempre si deve fare, il problema lo si scompone in piccoli pezzi che possono essere uno ad uno risolti. Ecco, questo è stato l'esperimento che abbiamo fatto mettendo lì Paolo, confortati in questi chiaramente da un pensiero politico, perché per quanto uno ci provi, poi esce un modo di sentire, esce un modo di percepire il mondo. Io avevo letto in Paolo, non so se sbagliando, non so se ha ragione, qualcosa che l'altro giorno in sala consigliare ha detto molto bene Sini, ha detto in un modo incredibile, e ve lo dico e chiudo con una frase, penso di averlo capito veramente bene. Ha detto una cosa molto interessante, perché ha detto che appunto c'è la democrazia che si basa sul principio che il bene è di tutti, che il bene va condiviso, si basa sulla costruzione del benessere, e inevitabilmente la costruzione del benessere si accompagna al liberalismo, cioè si basa su alcuni principi che sono fondamentali. Quando però il liberalismo diventa neoliberalismo e mette a profitto alcuni elementi chiave del sistema, la democrazia non è più in grado di essere tale. I due elementi chiave del sistema, non lo dico io, lo dice un filosofo, sono la scuola e l'informazione. Ecco perché su questi due strumenti bisogna, se vogliamo salvare la democrazia, vigilare. Perché il profitto non è negativo però il non saper tutelare questi fondamenti di un sistema che si basa sul fatto che tutti noi siamo coscienti e consapevoli. Allora, quando io mi occupavo di toponomastica e succedevano delle cose, per carità, incresciosissime, muore qualcuno, no, cioè ci sono delle regole che hanno una ragione, muore qualcuno e non gli dedichiamo subito la via, aspettiamo 10 anni, perché dobbiamo dare il tempo alla storia di capire se quella morte accidentale è chiaro che di un innocente, ma di giudicare, di capire. E magari, come è successo con il buon Grandi, invece, dopo un tot di anni, possiamo decidere che le 5 giornate erano un momento che i milanesi hanno sentito molto fortemente e al quale volevano dedicare un monumento. E qui mi taccio. Questo è stato l'esperimento. Secondo me è funzionato molto bene per una ragione, perché l'opera di Paolo Gallerani è un'opera che appartiene a quella che io chiamo la linea dei maggiori. Questo è un tema che non è mio, è un tema che usano appunto gli storici dell'arte per spiegare la differenza tra il capolavoro e tutte le altre opere. Ci sono delle opere che puntellano effettivamente il loro tempo in un modo incisivo, e in questo quadro
quello che abbiamo sperimentato lì e che abbiamo fatto percepire alla gente è stato un pezzettino della vita delle forme. Io ho visto molta gente commuoversi. Il video che ha fatto Gibo racconta di queste commozioni, e quindi qualche messaggio forte e chiaro probabilmente è passato. Arriverà sicuramente. Grazie Maria. Prima di passare la parola, e ascolterete una voce diversa, qui abbiamo due storici dell'arte, tra un po', tra qualche istante arriverà uno storico, volevo ringraziare per la sua presenza Antonio Pizzinato, grazie per personaggio. Personaggio illustre e commovente, per quello che ha fatto gli siamo tutti grati, ma di questo parleremo un'altra volta. Vorrei pregare Nicola Del Corno, appunto storico, che si occupa soprattutto di storia dell'Ottocento. Storia del pensiero politico. E storia del pensiero politico, naturalmente, di raccontarci qualche cosa e di aprirci alcuni squarci sul... Il rapporto fra politica e guerra. Assolutamente sì. Il rapporto fra politica e guerra, come dire, adesso getterà del pessimismo sulla sala, su quello che è stato ascoltato fino a questo momento, perché se ci chiediamo se si può espellere la guerra dalla polis, se si può espellere la guerra dalla storia, possiamo rispondere, raccontarcela su, citando Gramsci, dicendo che con l'ottimismo della volontà si può far tutto, però poi Gramsci ci ricorda che c'è anche il pessimismo della ragione, e allora ci accorgiamo che è difficilissimo espellere la guerra dalla polis. La guerra è sostanziale alla polis, la guerra fa parte della polis, questo non lo dico io, ci mancherebbe altro, questo ce l'hanno detto tutti i maggiori filosofi che si sono approcciati al problema della politica, della convivenza civile, della convivenza sociale, ma questo a partire dall'antichità fino ai nostri giorni, cioè già Tucidide considera la guerra come qualcosa di consustanziale alla politica, strettamente legata alla politica. Laddove c'è la polis necessariamente c'è la guerra, perché non c'è una sola polis, ci sono più polis, queste polis entreranno inevitabilmente in conflitto fra di loro, e quindi la politica si deve anche preparare a fare la guerra. Lo diceva anche Platone, lo diceva anche la patristica cristiana, che addirittura andava a legittimare la guerra, inventandosi il termine di guerra giusta, e quindi andando a giustificare da un punto di vista etico-religioso ogni determinati conflitti armati. Sia San Tommaso che Sant'Agostino consideravano lecito per il cristiano prendere le armi, lo consideravano, come dire, un dovere prendere le armi, perché insomma il fatto di convivere accanto ad altre persone faceva sì che in qualche caso ed in qualche modo ci si dovesse armare per muovere contro qualcun altro. Machiavelli, colui che ci ha introdotto alla politica moderna, considera la guerra accidentale alla politica. Sarebbe meglio che non ci fosse, ma c'è, inevitabilmente c'è. E il principe descritto da Machiavelli, prima di tutto è il buon condottiero, l'ottimo condottiero. Sulla necessità della guerra ci ha ragionato molto anche Thomas Hobbes, quando ha fatto, il passaggio fra lo stato naturale e lo stato civile. Cioè lo stato naturale ci azzuffavamo, e siccome continueremmo ad azzuffarci fra di noi, è meglio che ci sia una guerra, che muoviamo contro altri in modo che sfoghiamo i nostri istinti, che sono sempre comunque istinti passionali, istinti belluini, istinti violento, contro qualcuno che è altro da noi, mentre riusciamo a difendere le persone che ci stanno accanto, che ci stanno vicino. Certo, non mancano anche pensatori invece che hanno cercato di delineare una visione più irenica della convivenza civile. Però se facciamo riferimento a Kant, se facciamo riferimento al suo progetto di pace perpetua, anche lì vediamo che è una pace che però prospetta anche in quel caso la guerra, perché se inevitabilmente qualcuno va a turbare questo stato di pace, ecco che noi abbiamo l'obbligo di armarci per andare a sconfiggere chi è andato appunto a turbare questo stato di pace.
guerra che inevitabilmente nel tempo ha trovato dei preziosi alleati, sto facendo riferimento principalmente preziosi tra virgolette, ovviamente non voglio dare giudizi valore in questo prezioso, per lei dei preziosi alleati, così mi collego un po' al secolo che conosco meglio, che è il secolo XIX, e ha trovato come alleati la tecnica e l'economia, che sono stati alleati strabilianti per la guerra, perché così ha potuto crearsi degli armamenti sempre più forti, sempre più potenti, sempre più distruttivi, e ha trovato una nuova forma di legittimazione, la legittimazione economica, che andava a sostituire quelle legittimazioni etiche che via via, come dire, avevano perso interesse nell'idem sentire della popolazione, della collettività. In un certo senso, come ha notato Constant, il filosofo liberale Constant, lo spartiacque sono state le guerre napoleoniche. Le guerre rivoluzionarie che poi sono diventate guerre napoleoniche. Lo spartiacque, secondo molti punti di vista. Le guerre di antico regime non è che fossero tremende, erano tremende anche quelle. Però, come dire, le guerre di antico regime, come dire, erano veramente più legate alla politica. Le guerre di antico regime erano due eserciti che si trovavano spesso fuori dalle città, che si confrontavano e che arrivavano ad una finalità dello scontro che era una finalità tutta politica, ossia sconfiggere l'avversario. Dopodiché iniziava anche tutto quel rituale dell'onore delle armi, della sfilata dei perdenti che abbassavano la bandiera, però non avevano quella volontà mobilitante che invece hanno le guerre rivoluzionarie francesi. Le guerre rivoluzionarie francesi portano la guerra da un fattore meramente militare ad un fattore popolare. Tutto il popolo è coinvolto. Il popolo è coinvolto e quindi, come dire, si apre sempre di più lo spettro della belligeranza. Non è solamente il soldato che sa che il suo mestiere lo spinge a fare il soldato e quindi a rischiare la morte, ma è il popolo che viene mobilitato a combattere armi in pugno, a sconfiggere. Anche da un punto di vista ideologico, perché poi con la rivoluzione francese la guerra diviene anche, come dico, una guerra ideologica, e poi non perderà più questa sua caratteristica rafforzata in più, se pensiamo guerre del XX secolo. A tutto questo si aggiunge appunto ad un miglioramento delle mere tecniche che vanno appunto a formare le armi diventano sempre più devastanti. Appunto Constant, con cui avevo iniziato questo discorso, nel 1815 si dice: guardate che se continuiamo così andiamo incontro alla distruzione. Perché? Perché il cannone che abbiamo usato in queste guerre che si sono appena successe, sia le guerre napoleoniche, ha una potenzialità distruttiva che porterà l'umanità in poco tempo a scomparire. E faceva riferimento al cannone delle guerre napoleoniche, non faceva riferimento alla bomba atomica o faceva riferimento ad altre armi che adesso conosciamo nel XX secolo. L'Ottocento non è stato un secolo caratterizzato da molte guerre, se ci pensiamo bene, però è stato un secolo caratterizzato da guerre sanguinosissime, sì, veramente. La guerra civile americana è stata pazzesca, è stata bestiale, come numero di morti, come numero di infermi, come devastazioni che ha creato, qualcosa che noi non ci immaginiamo, perché è stata una guerra, come dire, combattuta in un altro continente, quindi non abbiamo la memoria visiva, che può essere raffigurata, non so, da quadri, incisioni, insomma, non è che abbiamo una visione chiara di ciò che è stata la guerra civile americana. La guerra civile americana è stata, come dire, l'inizio del massacro dell'umanità, secondo molti interpreti. Qui abbiamo avuto delle guerre tremende, ad esempio la guerra di indipendenza, la battaglia di San Martino, quella da cui è nata la Croce Rossa, anche quella è stata una guerra veramente in cui la distruzione a livello di vite umane, ma non solo a livello di vite umane, anche a livello di infermità, ha fatto appunto riflettere sul fatto se fosse possibile eliminare appunto, espellere la guerra dalla storia. E dopo di fronte ad ogni massacro, ad ogni guerra, ad ogni evento così luttuoso, c'è sempre stato questo moto, dice: no, basta, questa è stata l'ultima guerra, d'ora in poi non ci dovranno più essere guerre. Questo è successo ad esempio dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è un vasto movimento che dice: basta, dopo questa guerra, con questa guerra l'umanità ha toccato il fondo e non ci deve essere più alcun tipo di guerra.
La storia segna che è andato in maniera completamente diversa. E forse in qualche modo sono stati, come dire, più lungimiranti due tedeschi, due personaggi che in guerra ci sono andati volentieri e che non hanno rinnegato nulla della loro esperienza bellica. Mi riferisco al generale Ludendorff e al filosofo Junger. Ludendorff parla di guerra totale, dice il Novecento è il secolo della guerra totale, che non si è arrestato con la Prima Guerra Mondiale, anzi. Assolutamente. Guerra totale cosa significa per Ludendorff? Significa che non sono più solamente gli eserciti che si scontrano, significa che tutta la popolazione civile è in qualche modo mobilitata alla guerra e risente in prima battuta gli effetti della guerra. La guerra non è qualcosa che si svolge fuori dalle mura cittadine e che, come dire, coinvolge i soldati e quindi lascia la popolazione civile in qualche modo inerme dagli effetti immediati della guerra. La guerra nel XX secolo mobilita tutto, perché mobilita gli uomini che vanno al fronte, ma mobilita le donne che rimangono nelle loro città, ma che devono andare a sostituire gli uomini che sono andati al fronte, e quindi diventano operaie, quindi diventano conduttrici dei mezzi pubblici, e quindi insomma entrano nel gioco forza nel e costruiscono le armi. E costruiscono, sì, appunto, le armi a gioco forza, anche loro nel dinamica, andando spesso a lavorare nelle fabbriche per costruire le armi. Junger ha parlato appunto nel 1930 di mobilitazione totale, dicendo che la nostra società era ormai sempre più, come dire, andava sempre più verso una mobilitazione totale che avrebbe portato sì che la società si confrontasse quotidianamente con il problema della guerra. Di lì a 9 anni scoppia di nuovo una guerra, e di nuovo una guerra che è una guerra mobilitante, nel senso che mobilita belligeranti e non belligeranti. Cui le vittime le troviamo fra i soldati, come era giusto che fosse, come accadeva nel mondo di antico regime, ma ancor di più le vittime non sono i soldati, ma sono le vittime della società civile, sono le vittime dei bombardamenti, Guernica, un prodromo di quello che poi succederà nella Seconda Guerra Mondiale, altro che dopo la Prima Guerra Mondiale basta guerre perché abbiamo toccato il fondo, abbiamo iniziato a scavare poi con Guernica, diciamo, il fondo, visto che sono stati massacrati dei civili, bombardamenti di Barcellona e così via. Dopo la Seconda Guerra Mondiale basta guerre, ma neanche per idea basta guerre, anzi, come dire, si continua a modificare. È vero, abbiamo avuto quell'interludio chiamato Guerra Fredda, che ci fa quasi piacere, perché almeno lì non si sparavano, c'era uno stato di guerra, sì, però rispetto alla guerra calda forse è meglio la guerra fredda. Per arrivare a che cosa? Per arrivare a quella che è stata definita adesso dai politologi la guerra globale, che è un altro tipo di guerra, che è una guerra che non abbiamo mai conosciuto nella nostra storia e che ci fa essere pessimisti sul fatto che si possa appunto espellere prima o poi la guerra dalla polis, la guerra dalla politica. E invece la guerra, come dire, si presenta sempre come un mostro multiforme, si mimetizza nella società e quindi, come dire, cambia le sue caratteristiche, ma è sempre presente. La guerra globale a cui stiamo assistendo adesso è una guerra che non si combatte più fra gli stati. Le guerre classiche erano combattute fra gli stati. Lo stato che mandava l'ambasciatore e dichiarava guerra ad un altro stato. È una guerra che non distingue neanche più soldati e società civile. Non c'è questa distinzione, perché i soldati rischiano di morire e la società civile comunque rimane incolume e viene protetta dai soldati. E se ci pensate bene non c'è neanche più differenza fra la pace e la guerra. Una volta era chiaro, c'era il periodo di pace e il periodo di guerra, i ritmi che scandivano la storia, secondo Hegel, un altro che diceva che la guerra era ineluttabile al procedere storico e quindi non si poteva espellere la guerra dalla storia. Adesso siamo in un momento di pace o in un momento di guerra? Non lo so, mi sembra che sia impossibile rispondere a questa domanda. E poi si sono trovati altri artifici retorici più o meno convincenti che ci spiegano come sì, però la guerra, però una guerra preventiva, però una guerra umanitaria, come fa a essere una guerra umanitaria, non so, è difficile mettere vicino questi due nomi. Una guerra che comunque continua a trovare chi la legittima, continua a trovare le sue motivazioni per apparire come una guerra giusta, perché poi voglio dire la preoccupazione,
questa preoccupazione che ha sempre caratterizzato l'accettare la guerra nella storia è trovargli una motivazione di giustizia, in modo da dire sì, c'è la guerra, ma è una guerra giusta e quindi è una guerra che dobbiamo combattere. Ai giorni nostri le giustificazioni appunto si trovano facilmente, le si trovano nella religione, le si trovano nell'economia, le si trovano in pretestuosi equilibri mondiali che vanno salvaguardati. Detto questo, cosa può fare la cultura a combattere la guerra? A mio modo di vedere qualcosa può fare, però poi i risultati temo che siano, cioè ripeto, è il pessimismo della ragione con cui ho iniziato a dirmi che ovviamente ogni sforzo è benemerito, ogni sforzo è benvenuto nel denunciare che la guerra è un fatto disumano, è profondamente un fatto che dovrebbe essere disumano. Però poi il pessimismo della ragione mi dice no, però se Machiavelli, se Tucidide, se Hobbes, se Hegel, insomma, cervelloni per dire, ci hanno detto che la guerra fa parte dell'umanità, insomma, facciamoci delle domande, ma rimaniamo in dubbio, almeno io rimango in dubbio. E qui ho concluso. Beh, hai fatto un quadro sintetico, lucido e appassionante di un panorama che noi naturalmente non vorremmo più vedere. Hai parlato. Però ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi. Certo. Hai ragione. A partire dalle guerre di Napoleone si è detto che non si vuole. Va bene, con Napoleone, con la rivoluzione francese sono finite le guerre di antico regime, dicevi, ed è nata una nuova forma di guerra che ha coinvolto la popolazione. Cosa? Prima si duellava fra stati, ti faccio la dichiarazione di guerra, tu mi rispondi, l'accetti o non l'accetti. E poi finiva lì la guerra. Io ho vinto, ho sconfitto il tuo esercito, la guerra è finita. E poi ripartiva la politica. Da Napoleone in poi no, dalle guerre rivoluzionarie in poi no. Sì, adesso siamo tutti di fatto in stato di guerra. Questo secondo me è profondamente vero. Quando oggi stavo venendo qua è stata comunicata l'informazione che la linea verde era sospesa per accertamenti, la prima cosa a cui ho pensato, stanno verificando se c'è una bomba o no, perché ormai ci stiamo assuefacendo all'idea che tutto può accadere in qualunque momento e quindi siamo potenzialmente in stato di guerra. Ma io sono altrettanto convinta che il genere umano ha degli anticorpi. Adesso l'ottimismo della ragione mi fa credere che abbiamo degli anticorpi. Sì, tu della ragione. Gramsci dicendo ottimismo della ragione. Benissimo. Sì, no. Sì. Io dico di sì, della passione, chiamalo come vuoi. Comunque, credo che noi, come sovente accade, nel momento in cui stai per cadere nel baratro, probabilmente può accadere un sopravvento. Lo so che da storico dici di no. È stato detto dopo la prima guerra mondiale, è stato detto dopo la seconda guerra mondiale, è stato troppo. Arriverà un momento. Lo so, noi non sappiamo niente, non possiamo dire né sì né no. È chiaro che ognuno di noi, essendo in guerra, deve fare resistenza. Adesso passo la parola su questa resistenza, riesistenza, al regista del docufilm che noi vedremo fra pochi minuti. A te, Maurizio. Grazie. Temevo che toccasse questo momento. Allora, mi tocca fare una premessa che faccio sempre, ogni volta che c'è una proiezione di qualcosa che ho fatto e che purtroppo alcuni di voi hanno già sentito ogni volta, esattamente. Io sono terrorizzato dal microfono. E realmente, messo davanti. Realmente terrorizzato dal microfono e comunque dal parlare a un pubblico. Quindi al posto di parlare leggo. Ma c'è un valore aggiunto a questa mia lettura, il fatto che se qualcuno ha letto le recensioni che ci sono state, eccetera, compare spessissimo, oltre il mio nome, anche riguardo al film che presenteremo, il nome di Officina Multimediale. Officina Multimediale è un collettivo, cioè un gruppo di persone con competenze a volte simili, a volte assolutamente diverse, ma complementari,
che si muove come collettivo, e per noi è un vanto, è un motivo d'onore. Generalmente, i nostri lavori non vengono firmati personalmente, ma vengono firmati esattamente col nome del collettivo, tant'è che con Paolo abbiamo fatto ai tempi della mostra di Mudima, citata da Maria, abbiamo già fatto una specie di intervista giocata. La trovate su YouTube, andatela a vedere perché è bellissima. Una specie di intervista giocata, e quell'intervista è stata firmata esattamente Officina Multimediale. Per cui quello che io leggo è il prodotto di un pensiero collettivo, e non soltanto del pensiero di Maurizio Gibertini, e questa cosa mi fa particolarmente piacere, e quindi lo faccio. Quindi spero non di... solo in letteratura abbiamo i collettivi, ma anche in Officina Multimediale, benissimo. E spero di leggere bene. Allora, 9 ottobre del 1953, ore 21:15, non ero nato, sono arrivato subito dopo, ma ancora non c'ero. Sul canale nazionale della RAI viene trasmesso Mostre d'arte, la mostra di Pablo Picasso a cura di Marco Valsecchi. 22 novembre, ore 18:45, prende avvio il programma Avventure dell'arte, con la prima puntata su Michelangelo Caravaggio. 27 novembre, ore 18:30, aria di Torino, una passeggiata alla scoperta delle bellezze della città. 28 novembre, ore 18, mezz'ora Venezia, alle 18:30, Musei d'Italia, con la prima puntata di questa lunga e ricca serie in onda fino al 1959, poi sostituita per 2 anni con Musei d'Europa. Scusate. 1 dicembre, ore 21:15, Italia sconosciuta presenta la Basilica di Pomposa. 6 dicembre, ore 18:30, Antonio Morassi illustra per la seconda puntata di Avventure nell'arte l'avventura giorgionesca. 14 dicembre, ore 21:15, Lorenzo Camusso propone per l'Italia sconosciuta la Sagra di San Michele in Val di Susa. Non si parlava ancora di TAV, ma già si parlava della valle. 6 giorni dopo, Ernesto Nathan Roger dedica un omaggio alle Corbusier. Quando le trasmissioni televisive erano attive solo nelle grandi città della penisola e solo in pochi televisori erano in circolazione, in sole 10 settimane si susseguirono 10 trasmissioni sulla storia dell'arte e dell'architettura, a dimostrazione dell'ampiezza di spazio televisivo dedicato alla divulgazione artistica. Questa importante presenza in palinsesto assume ancora più rilevanza se rapportata al numero di ore destinate alla trasmissione televisiva in generale, all'epoca limitata a pochi giorni a settimana e solo nelle ore pomeridiane. In quei primi anni i documentari erano collocati nella fascia oraria del ritorno a casa, tra le 17:30 e le 18:30, oppure tra le 22 e le 23, nella ribalta accesa prima dell'ultima edizione del telegiornale. Si trattava di una posizione strategica che ne permetteva il godimento al più ampio pubblico di telespettatori. Nel tardo pomeriggio i lavoratori che rientravano a casa, oppure gli italiani che nel dopo cena si recavano nei locali pubblici di ritrovo, i bar, potevano assistere alle trasmissioni. Questa fruizione collettiva testimonia il compito per cui la RAI, con natura di servizio pubblico, era nata: educare quando non alfabetizzare, informare e divertire gli italiani. Quando il 3 gennaio del 1954 avvenne il battesimo ufficiale della televisione italiana, alle ore 19 fu trasmesso per la serie Avventure dell'arte la puntata Giambattista Tiepolo, curata da Antonio Morassi. A lui spettò dunque l'onore del primo documentario nazionale. A cosa giova rievocare tutto questo? A non cadere nel banale equivoco di credere che mai i linguaggi dell'audiovisione abbiano avuto in questo paese il delicato e fondamentale ruolo di miscere utile, dulci, unire l'utile al dilettevole, per tutti e tutte. Ad allontanare la convinzione che non si possa e che non si sia mai potuto, vorrei sottoporvi una riflessione di Claude Lévi-Strauss,
il quale in Tristi tropici del 55 afferma: l'umanità si cristallizza nella monocultura, si prepara a produrre la civiltà in massa come la barbabietola, la sua mensa non offrirà più che questa vivanda. E che già allora, e diciamo che il processo è progredito in modo esponenziale. Quale spazio è possibile quindi tra apocalisse e fermento? Perdite e privazioni culturali sono state imposte e perpetrate, ma anche autoinflitte da parte di una cultura dominante che ha avuto la capacità, come mai altre, di plasmare il mondo a propria immagine. Quella cultura che all'altezza degli anni 70 del secolo breve è stata chiamata da situazionismo europeo il capitale maturo, lo spettacolo integrale, la proletarizzazione della specie. Tuttavia gli interstizi lasciati da questo collasso sono molti e molto vasti. Forse solo dal punto di vista delle lacerazioni che questa cultura ha inflitto ai tessuti intellettuali locali all'interno e all'esterno del suo dominio. In questi è facile ancora osservare il riemergere di complessità, di combinazioni di linguaggi, di attribuzioni di senso e di significato, di operazioni e di accordi spontanei. In questo senso l'occasione di raccontare le macchine armate di Paolo Gallerani e di farlo nello spazio altamente significante della Casa della Memoria apre un duplice percorso di riflessione. Il film, il cinema del reale, si trasforma da oggetto a documento. Quando è coinvolto in una serie di operazioni che vengono genericamente denominate come atti sociali e che tendo a considerare nel loro momento di massima autorità politica e sociale, ovvero nel momento in cui si inseriscono in uno spazio di significazione e nell'ordine di discorsi che ne scaturiscono. Se la riproducibilità delle immagini ha messo in crisi il concetto di unicità, per dirla con Benjamin, non posso, e qui mi sono salvato perché in genere dico Benjamin e poi mi mazzolano regolarmente perché non è una pianta. Allora, per dirla con Benjamin, non possiamo non valutare quanto sia invece autenticamente originale il suo insieme di appartenenza, il quale si configura sempre come oggetto storicamente unico ed irripetibile. Per tutte queste ragioni, il dispositivo a cui si fa riferimento è quello di un archivio, la Casa della Memoria. Ovviamente la condizione sine qua non è stata quella di partire dal valore di documento, in quanto soggetto ai meccanismi sociali che determinano la sua capacità di divenire tale. L'importanza assegnata alla natura meccanica, ritenuta in sé capace e sufficiente a conferire una presunta quanto persuasiva oggettività, ha come conseguenza quella di autorizzare l'audiovisivo ad avvocare a sé la facoltà di essere un documento naturale, qualità di carattere genetico che permetterebbe quindi di documentare tutta la realtà eccetto se stessa. Come se le immagini per noi potessero esprimere solo qualcosa di diverso da sé, tendendo a farci ricordare che è sempre un atto interpretativo soggettivo e che innanzitutto costituisce sempre un fatto dal quale non si può prescindere, un fatto che nella sua trasparenza si oppone con resistenza. Diamantina al suo riconoscimento e alla lettura della sua materialità. Un insieme costituito di parti saldate da fattori intangibili, dove il gesto di raccogliere, quindi di trasformare in pezzi i pezzi in documenti, analogamente al gesto e al significato, alla mise in archive, deserto mi hanno dai inizio alla storia. Parlo del luogo ancora e parlo al contempo di chi lo ha abitato, perché raccontare Paolo Gallerani e l'universitas rerum che il suo lavoro dispone è stato possibile situando l'accento sul senso dell'accumulo. Per l'osservazione di un fenomeno tanto vasto e diversificato nel quale si intrecciano una moltitudine di fili e si affollano le narrazioni possibili, la superficie mi è sembrata costituire un punto di vista privilegiato per l'osservazione, sia per la possibilità di muoversi nelle aree periferiche, anche dei saperi da Paolo evocati, sia per il fatto che, come nella fisica dei fluidi, il flusso del liquido tende a ridurre il proprio movimento dal centro ai bordi. La modernità liquida della nostra società mostra una certa relazione con il consumo e il potere delle immagini, dovute alla loro fluidità e mobilità.
Vicino al bordo la capacità di spostamento si smorza, si fa cogliere. Solo poche parole per concludere. Paolo mi ha posto criticamente ancora una volta di fronte a un'evidenza. Il ruolo del narratore deve trasformare l'agire in leggibilità, ma con l'accortezza di non assecondare la voracità del sistema descrittivo, che tende a sostituire il segno alla pratica. Nietzsche non è una reliquia. La comune sapienza ci insegna ogni giorno con quale intelligenza creativa si possa disinnescare un missile o anche ricaricare una bottiglia. Allora, nelle tue parole, adesso fra qualche istante noi ci sposteremo tutti e ci guardiamo il filmato, perché da qua è impossibile vederlo naturalmente, nelle sue parole c'è, cioè, in qualche modo, Nicola, la risposta implicita e indiretta alle tue affermazioni, peraltro correttissime. In una intervista che ho visto in questi giorni, Gibertini diceva: sì, d'accordo, il noto, il conosciuto, quello che sappiamo, quello che è stato detto, quello che fa parte della conoscenza concretizzata, cioè, però l'oggi è a sé. È vero, la memoria, se non conosci il passato, non puoi leggere il presente. Ma se noi storici ce ne andiamo. No, scusami, lasciami, no, perdonami. Lasciami finire. Stavo dicendo, è vero, e poi mi ha interrotto, senza passato non c'è presente, non c'è futuro, senza la conoscenza di... Ma il presente e il futuro non possono essere ipotecati in maniera eccessiva dal passato. Quindi la sua risposta in qualche modo, che si associa alla mia, va bene, il passato è stato questo, è stato detto finora questo fa parte del patrimonio del nostro sapere, ma possiamo noi prevedere, partendo proprio dal presente, esattamente quali strade percorrerà la specie umana? Io credo di no. Esattamente come non fino a qualche secolo fa dicevano, il sistema tolemaico prevedeva che la Terra fosse al centro dell'universo, adesso aveva ragione Giordano Bruno, da infinito universo e mondi. Adesso c'è una serie di mondi, miliardi di galassie. E chi poteva prevederlo? Il nostro sapere è limitato, e quindi se il nostro sapere è limitato, credo che anche il nostro agire e il nostro interagire possa mutare. Questo naturalmente noi ce l'auguriamo. Adesso però ci vediamo al film, possiamo andare di là. Ho ancora delle fotocopie arrivate, se non l'avessero. Più che un docufilm, riguardandolo ancora una volta, è, adesso mi siedo, viene accanto a me Paolo, una dichiarazione di poetica sul significato dell'opera d'arte, sulla technè, su come si produce, su come si allestisce una mostra. Quindi, e inizialmente, quando l'attenzione era posta sul trasporto degli oggetti, dal mezzo di trasporto appunto al luogo in cui poi la mostra è stata allestita, Paolo, li guardavi, li curavi come si curano i bambini, no? Adesso il bambino si sposta, erano oggetti diventati vivi. Ma adesso la parola a te, prego. Ma dunque, è piuttosto difficile parlare dopo, no? E poi per ultimo, vabbè, ci provo. Anch'io non sono capace di parlare, quindi mi sono scritto delle cose, però... Ma voi siete due artisti, non dovete fare l'intervento del professor Del Corno. Dov'è? Eccolo qua. mi sbilancia un poco questo
questo finale, questo discorso finale. E cioè, perché io devo lavorare allora su questi temi? È un po' inutile. Allora sono io che come artista dico, ma allora smettiamo di, se lei non smette di farlo, allora io smetto io. No, perché allora però io volevo dire che lei ha parlato di guerre giuste e guerre sbagliate. Ci sono anche delle guerre stupide, delle guerre ignobili, delle guerre fondate sulla menzogna. Per esempio penso alla guerra di Bush e mi ricordo Colin Powell, il generale Colin Powell, che all'ONU presentava delle fialette di armi chimiche, no? Dicendo che il tremendo Saddam disponeva di queste armi chimiche, per cui e lì la comunità mondiale ha fatto finta di credere a questa cosa e si è scatenata questa guerra disastrosa di cui subiamo le conseguenze, ma che è stata una guerra imbecille, sostanzialmente imbecille. Allora, se la guerra, come lei dice, è inevitabile nel tempo, prima o poi, però no, come lei ha perfettamente spiegato. Come lei ha perfettamente spiegato, allora io penso che comunque noi possiamo cercare di fare in modo che sia presa coscienza della stupidità o dell'imbecillità della guerra o di certe situazioni e che possiamo cercare di evitarla o di procrastinarla. Io credo che in un modo o nell'altro questo ultimo periodo dall'ultima guerra mondiale abbia fatto sì con certi strumenti come l'ONU, che poi dopo è un disastro, no? Perché con la questione dei veti l'ONU è un sistema che ormai è quasi inservibile. Però si potrebbe lavorare per aggiustare. Cioè io penso che, allora perché io espongo un missile? Perché io sento non il tintinare di sciabole, peggio, questo missile l'ho acquistato come rottame di alluminio e magnesio nel 2011, esattamente pochi mesi prima che si portasse al calor bianco la crisi Israele-Iran sulla possibilità. Ormai Simon Peres aveva detto la guerra all'Iran è inevitabile. Israele avrebbe bombardato le fabbriche atomiche che l'Iran stava costruendo. Nel 2011 si aprono le primavere nel Medio Oriente, con i risultati che poi adesso noi stiamo vedendo. Allora io trovo per caso, raccolgo, io sono uno che va in giro, raccoglie la cosa, trovo questi missili in una fabbrica di rottami e penso che posso lavorarci sopra. Penso che possa avere senso lavorarci sopra. Ecco, la cosa nasce un poco qua. E io penso che comunque si possa, anzi, dobbiamo continuare a cercare di rimandare o di cercare di trovare delle cose, delle forze, dei movimenti, anche degli grandi movimenti che possano portare ad una maggiore ragionevolezza le imbecillità sovrumane di questi capi politici, no? Che hanno in mano le sorti del pianeta o delle democrazie. Ecco, con questo
come dice la Maria Fratelli, mi taccio e provo a riprendere, a cercare di parlare di scultura, perché penso che dopo tutti questi interventi, cioè io quello che vorrei dire è parlare di arte, insomma. Vorrei ringraziare tutti gli intervenuti a questo punto e la Casa della Cultura per la possibilità di questo incontro. Ma vorrei ringraziare in primo luogo Maurizio Gibertini e Officina Multimediale per questo lavoro appassionato, un documento che restituisce, oltre tutto quello che è stato detto in questi bellissimi interventi, e voglio ricordare le recensioni di Federico Chicchi su Alfabeta 2, che è attualmente è sulla home page di Alfabeta, e di Tiziana Villani sul Manifesto di oggi. È un momento che, cioè, costruito, bisogna dire, da Maurizio Gibertini, che ha prodotto queste critiche e molto, 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 ecco, questo film che restituisce uno spaccato, un frammento di quello che è la dimensione del fabbricare, del tempo del fabbricare, del tempo del fabbricare e del trasmutare, e che riesce a riflettere l'impostazione di fondo della mostra Le macchine armate, mostra che rimane scabra e impostata come in un divenire di azioni non concluse, come sono, vogliono essere, i lavori del complesso installativo. Non sono opere finite, depositate nei musei, complete, no? Certo che hanno una storia e producono una storia. Io penso che oggi non si possa più costruire un'opera finita, un'opera conclusa. Se la dimensione del fabbricare appartiene alla scultura, quello che interessa qui è il processo di lavoro, che rimane aperto, aperto, e che non è il processo di produzione di un prodotto, come accade nel caso di gran parte dell'arte contemporanea sostenuta dalle leggi di mercato. L'arte nasce dalla ricerca, con ottime intenzioni, poi il mercato se ne appropria e musealizza, lo rende in un certo modo impotente, lo asservisce. Processo di lavoro, piacere del lavoro, piacere materiale del lavoro, questo è quello che mi ha portato sulla strada della scultura. Piacere, fascino della materia e dell'uso degli utensili e delle macchine di trasformazione. Oggi c'è un ampio dibattito, un grande dibattito sulla questione del lavoro e del tempo libero e sulla questione del che, insomma, che io sulla questione così del lavoro che distrugge delle possibilità. Certamente bisognerebbe trovare dei modi per riuscire a lavorare meglio, non so come dire, ma non si può pensare che il lavoro sia di per sé negativo, no? Io ho una grande passione, è un qualche cosa che mi appassiona fortemente e che credo che possa appassionare tutti. Poi si tratta di, ecco, quindi processo di lavoro, piacere, fascino della materia e anche necessità di materialità, oggi contraddetta dallo sviluppo esponenziale dell'immateriale tecnologico, etereo, aereo, cognitivo, come si dice.
Il film restituisce la dimensione desiderante, direi aptica, del muovere, del toccare il corpo, manovrare, rende esplicita, oltre il simbolico, una strategia operativa che richiama il luogo del lavoro. Credo che il lavoro materiale, il lavoro sui corpi, abbia ancora molto da dire per il raggiungimento di una possibile felicità umana, momenti di felicità, forse una delle ultime possibilità residuali nell'epoca del dominio del codice. Ho portato una manciata di fogli raccolti un po' casualmente tra serie di appunti, corrispondenze, disegni di studio che metto sul tavolo poi se qualcuno vuole vedere. Vorrei leggere quattro frammenti in relazione al processo di costruzione, di fabbricazione, non continuo, sovente interrotto, agito nelle pieghe, con le incertezze e i ritorni di un operare maldestro. La parola piega rimanda a Gilles Deleuze, Le Pli, che è un testo speciale anche per la scultura. Che cos'è la scultura? Fare pieghe. Pieghe arboree delle vesti, di un gomito, di un ginocchio, dei corpi, dei paesaggi. Quante pieghe hanno formato gli scultori? Io penso adesso che non sia il caso di andare avanti, magari si potrebbe chiedere vorrei leggere qualcosa di Luisella Mesiano. L'intervento di Luisella Mesiano, che non ha potuto essere presente per problemi di salute, è contenuto nell'ultimo foglio delle fotocopie che vi abbiamo dato. Sì. Cosa stanno dicendo alle mie spalle? Sì, certamente. Ecco, questo leggo un frammento di questo testo perché è stato scritto proprio per questa occasione. Luisella Mesiano è saggista e poeta. Sono vigne lavorate lungamente, sono fasci di sarmenti risecati e ricomposti ad arte, forse più simili a quelli ottenuti dalla potatura annuale per essere bruciati in fondo al filare, o da viti tirate via dalla terra perché ormai esaurite. Penso alla catasta di tralci di vite vecchia di Europa il Capitale, 2016. Anche i grandi tronchi di Triglifi, 2004, la quercia di Beslan, 2007, sono torsi scalpati di radici, corteccia e rami, scavati dentro, deposti. Non siamo mai sul piano della rappresentazione. E non esiste in natura qualcosa che possa assemprare queste sculture. Non posso ricondurle a nessun referente. Non trovo nella mente qualcosa a cui somiglino, nemmeno quando il loro nome evoca una forma assolutamente nota. La vigna, il missile, l'urna. Il portato della manomissione operata dallo scultore non lo permette. Siamo di fronte all'opera di quella che chiamerò la corrente della vestizione, per riprendere la precedente metafora allargata del fiume in piena. Un vivo piano mentale che va oltre l'idea stessa dello scultore individuo e vuole essere un atto corale e come tale concretarsi sul corpo della scultura. La scultura nasce nuda per essere progressivamente vestita dalle azioni di un popolo, dice Gallerani. E questo popolo, chiamato a raccolta, si estende anche ai morti, alla voce di Giacomo Leopardi, per esempio, con la ginestra o il fiore del deserto, portata, innestata, su Nike, carro trionfale. Questo corpo che nasce nudo, nel caso delle vigne, attraversa stadi successivi. Gallerani dice che la struttura originaria della vigna in pietra è quella dell'urna, vuotata all'interno e perforata all'esterno come
un elemento riutilizzato nel tempo. E a sua volta da Vigna Recinto del 2002 procede piccolo carro macchina per manifestazioni del 2011. Questi stati successivi non implicano un'idea di superamento, di avanzamento. Questi corpi nati nudi che procedono uno dall'altro coesistono tutti in un tempo dove il vuotare l'interno e il perforare l'esterno prepara il terreno e fa allineare il verbo entra della poesia di Robert Frost pronunciata da Gallerani di fronte alla Vigna Testa. Lo stesso verbo entrare con cui Leopardi nello Zibaldone avviava la descrizione del giardino della sofferenza, il punto dove il rovo diventa praticabile. Grazie, grazie a Paolo Gallerani, ma se mi permettete vorrei ringraziare innanzitutto il regista di questo filmato toccante e convincente. E poi i nostri ospiti Andrea Kerbacher, Maria Fratelli e un grazie speciale a Nicola Del Corno perché ci ha messo di fronte a una sponda apparentemente distruttiva ma potentemente costruttiva. All'inizio della storia dell'uomo, Nicola me lo può confermare da persona che sa, chi vinceva mangiava il nemico, poi col tempo lo fece schiavo, poi smise anche il costume della schiavitù e li lasciava liberi. Io credo che in progressione probabilmente potremmo arrivare a qualcosa proprio di diverso. Ce l'auguriamo, grazie a tutti. Chi non avesse ancora il catalogo, qui ci sono alcuni, non so se basteranno per tutti, cataloghi della mostra. È un omaggio che viene fatta dal Comune di Milano, ma nelle persone di Kerbacher e Fratelli che hanno curato la mostra. Davvero ce l'ho, ma devo andare al bagno perché sennò sai com'è. So com'è. Una certa età. Adesso vedi. Qualcuno non ce l'ha e non ce l'ha?